Oh, si inizia. Un po' di bacio, da un po' che non ci gioco al bacio. Il piccolo grande bacerino. Piccolo bacio. Tu sì che dai di più. Piccolo bucio. Piccolo bacio. A proposito, che c'è di bello? Robby cattivo. La battaglia inizio fra 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Alla vittoria! Piccolo bacio tu sei. No, manca ammazzato. Cioè, ci mancava...
ragazzi, bah. Ragazzi, mi hanno fatto uccidere per niente. Che devi curarti e devi andare a recuperare mana. Patriarchi saranno compiaciuti. Come era predetto. Approvo. Come aspettare i cari amici? Wow, è uscito il loro gol. Sarà vendicata. Nemico ucciso. Nemico demolito. Risco.
ha preso una zebra. Una zebra, ha preso più di me. Dobbiamo reclutare quel mercante. La zebra! La zebra, quella ha preso. Non lo so! Non lo so! Uffa! Oddio, madonna. Ucciso. È stato facile. Doppia uccisione. Fortezza distrutta. Furia omicida. GG. Abbiamo prevalso. Perché abbiamo prevalso, abbiamo fatto in culo come non so che cosa. Ma veramente.
piccolo Bacher vince su tutto. È inutile. È il piccolo Bacher che vince, è lui, è l'unico. Epico. Epico, cioè epico, cioè epico, cioè epico. Cioè, gioca partita rapida, poi ci incazza che è con me. Che con... no, cioè, nel senso. Nel senso. Debole. Vabbè. Ti aspetto, piccola Robby. Bene. Che brutto, che bacio che fa così. Che brutto che concina il bacio a lingua. Va bene, aspettiamo roba. La lobba. Aspettiamo Robby, che è lento come la fame. Che balle per aspettare quelle persone. Che palle! Oh Claudio. Oh, finalmente sei sparito. Io non riesco a capire perché te sparisci sempre. Allora, a proposito, cosa dovevi comprare? Che non puoi comprare un computer nuovo. Me l'hai detto, ma non mi ricordo più. Cos'è? No, perché sto ristrutturando casa. Ah, stai ristrutturando casa, c'hai ragione, me l'hai detto. Sì, non posso spendere soldi per un computer. Vabbè, ma devi vedere quanto ti costa la ristrutturazione, 10, 12, 13 mila euro, 20 mila euro, 40 mila euro. Dovremmo essere sui 200 mila. E cos'è? Non è una casa, è una reggia. Ma la stai comprando nuova, una... la casa? Già comprata. E pagato 200 mila. 2,85. Ah, poco! Scusa, perché non ti trasferisci da, no, da me? Cioè, nel senso, poi fai avanti e indietro con il treno, paghi di meno. Cioè, no, e la casa vale di più, cioè, nel senso, no, non lo so. Lo so, ma ora la devo iniziare a ristrutturare. È una, cioè, casa te hai pagato 280.000 di casa e 200.000 di ristrutturazione? Se va bene, 200.000. È una casona, per questo ti ho detto... Ma anche se non fosse posso... una... quanti... scusa ancora, quanti metri quadri è? Tanto per sapere, così per curiosità. Ma ora sono 200 abbondanti. Ok, io ho pagato per 105 metri quadri, ho pagato sui 25.000 euro. Quindi... Ma dove? A Soliera, in Toscana praticamente. Ma dipende, questa è praticamente in centro, Pordenone, molto vicina al centro, quindi...
Beh, non c'entra niente, è molto vicino. Vieni a vedere, scusa. Allora prenditi una ditta esterna, anche se ti fa pagare la trasferta, la paghi di meno che andare a pagare lì. Cioè, nel senso, poi fai come Eh cazzo no, vuoi. no, ma è tutto strategico, claro. Ah, beh, per me è uguale, i soldi sono tuoi, i cazzi tuoi, cioè, nel senso, io cerco di farti risparmiare, più che altro. Non per il computer, non me ne frega niente, non è quello il mio intento, però, cioè, spendere un quantitativo di soldi per niente. Non è niente, una casa, dai. No, non discuto di quello, attenzione. Discuto semplicemente che stai pagando troppo per una cosa. Ecco, basta, io discuto solo su quello. Poi fai quello Ma che vedi che le case quando devono essere investimenti, per quanto vabbè, sia. ma è la tua casa. Appunto, Che c'è? però nel giorno in cui serve rivenderla è una casa che vale, non è una casa che rivendi. Mettitela pronto, Claudio. Ah sì, no, ma non volevo battere, no. Ho fatto una partita prima che ho vinto, mi sono divertito anche. Sai, per massa il No, io massacro, l'ho sai com'è. persa. Ho iniziato malissimo perché non usavo Gul'dan, alla fine sono diventato primo in kill. Non usavo Gul'dan da tanto tempo. Ma Gul'dan fai la build con la nuova? Com'è? No, ho sempre fatto. C'è una build nuova. C'è una build per fare Gul'dan in versione high power. Cioè, dimmi com'è sta. Vabbè, te lo insegno quando sei più grande. È bella questa. Questa è bella. Te lo dico dopo quando prendi talento. Allora, ti No, dice. no, dimmela, dimmela. E adesso aspetta. Tanto la so a memoria, la uso sempre io. Ritorniamo al La discorso. prima quella delle palline, io ho sempre fatto la Certo, build quella delle lì per palline. forza. Non ci sono cazzi. Quella lì è per forza. Però è diversa la build del 4 e del 7. Vabbè, il 10 è uguale che. La cosa mi si chiama, non è la tempesta, è quell'altra, eh? Sì, quella che impaurisce. Ok, perfetto. Al tredicesimo dovresti avere, vabbè, poi lo vediamo quando entriamo dentro. Al sedicesimo, vabbè, c'è sempre la prima che hai preso, cioè aumenta i danni del terzo. E all'ultimo, quello lì, beh, devi decidere te. Io prendo il teletrasporto, te prendi quello che ti pare. Per la quarta e la settimo talento invece la cosa è molto diversa. È molto diversa perché Gul'dan nel quarto talento prendi l'ultima di affare Ecco. che sarebbe Che cosa fa l'ultima? l'ultima sarebbe distruggi praticamente un minion e ti rigenera 364 di salute. E Ah, utilissima. con quella distruggo il minion, mi E carico regione di salute salute, e carico esatto. mana. Ok, la settima non è nessuna dilettante, ma è sempre l'ultima che è fame di potere. Diminuisce le cure che ti vengono date. Attenzione, tanto qua Sì. non ce n'è neanche uno che ti cura, quindi non te ne Sì. frega assolutamente niente. Prendi il 15% di potenza magica in più e allora lì fai veramente del male. E c'abbiamo mica Auriel? No, non c'abbiamo Auriel, peccato. C'abbiamo tre maghi, cazzo fai, vabbè. Cosa abbiamo? Tre maghi, Hammer. tre maghi. Abbiamo tre Sì, maghi. ma cosa hai chiesto tu? Una. No, Auriel, Auriel al Ah, sedicesimo, Auriel. sì, Auriel, sì. Auriel al sedicesimo talento. A parte Auriel gli ricarica la barra a manetta, quindi è una cosa impressionante. Vabbè, al sedicesimo talento ti dà 10% di potenza magica quando ti mette la corona. Quindi in totale fai il 25% di potenza magica. Un'altra bella, bella che potresti andare in giro è Ana. Il biostimolatore ti dà il 35% di potenza magica. Vuol dire che te eradichi qualsiasi cosa che c'è in giro. Ma veramente eradichi qualsiasi cosa. Diablo, tritacarne, quello che cazzo ti pare, lo devasti. Praticamente non ci rimane niente. Allora, io ho fatto, sono andato in giro con Matteo. Mi ha fatto il biostimolatore e ho ottenuto tre persone senza mai morire. Quindi renditene conto cosa vuol dire la potenza magica per Gul'dan. È tornato dalla canna e qualcuno lo sai già. Ah, pum. Sì, stai sul perform. Segnalatori si stanno attivando. Dovete conquistarli.
Lì è un altro morto. Ma perché li dà tutti a lei là, le... Bravo. No, che lag, che brutto lag. E lo sai che ci sei anche tu, tra di te, tra di lui. Hai la tua attenzione, bravo. Ce la fate sotto? Mica tanto bene. No, no, neanche per il cazzo. Ah, bene, neanche per il cazzo, interessante. No, allora, è che sono senza mana, senza tutto. Ora mana, basta che ti fai del male, il mana ce l'hai. Sì, c'è Lunara che è ferma. Ora sto arrivando giù, eh. Arrivo, arrivo, bravo. Grande, hai fatto fuori il Fenix. Vaffanculo. Ti hanno fatto fuori. Ho fatto fuori io, però. Ti hanno fatto fuori. Che stai facendo? Ma no! Keltas, che combina? Muore. Che combina. Come muore? Male. Cosa ha preso Keltas? Male. Chi è che dei nemici che poi campi con sta velocità? Sylvanas, ovviamente. O Sylvanas o Sonya. Puradin! Ah, veramente mai uscito. Dai, da, no, ma come? Cioè, potevate uccidere Muradin. Prenditi la pallina! Una merda, chi è questo? Tenetelo lì. Lì è morto, è morto. Facciamo il campo. Oh, brava.
Prince of Anar si chiama quello. Ma stiamo scherzando? E so che me sto. Vai, vai, vattene via. Come ti ci trovi con la build? Beh, non mi hai detto la seconda, eh. Il settimo, fame di potere, te l'ho detto anche. Hai ragione. Che cazzo ho preso io? Maledizione del suo. Fame di aumentare la potenza magica. No? Già. Avevi ragione. Lo so che avevi ragione, lo so, te l'ho detto apposta. Per quello muoio quella merda, già due volte. Dobbiamo un attimo distribuirci. Va bene. Ti segnalo dove si stanno riferendo. Gli Zerg danno segni di agitazione. Via dal mio regno! Insetti! Beh, chiudiamogli. Uccidete! Ok. Ma io ero senza mana. No, senza mana, senza vita proprio. Ottenete il controllo dei segnalatori. È bello affrontare degli Zerg arrabbiati. Guarda sotto dov'è Ragnaros. E beh, Ragnaros si farma, è un farmatore oltretutto, oltre ad essere un assassino. Cioè. È logico che se gli date il scampo fa quello che cazzo vuole Ragnaros. Io direi che è finita la partita. No, non è finita, ci abbiamo 4 torri. Non lo so. No, 3 torri. Ma non riusciamo a... No, è una cagata, perché Sonia non è capace a giocarla. È solo il personaggio che sta sopravvivendo. Non è lei, perché non è capace a giocarla. Guarda. Quindi ce la fai benissimo. Il problema maggiore è che certo, se muoio... Vabbè che sono 3 maghi, però... Se morite sempre alla cazzo, io non ci posso fare niente. Io muoio per un altro motivo, perché mi devo mettere davanti. Quindi quello non posso fare. Non ho cure, non ho niente, mi devo autocurare da solo. Sì, guarda qua. C'ho anche il 13. No, è una cogliona, Sonia. Non è neanche capace, è solo per il livello che c'ha che sono riusciti a farlo. Sì, dopo Lunara non ha praticamente giocato, eh. Attenzione, la base è attaccata dagli Zerg. Si consiglia di spegnere. Zerg eliminato. La ricerca sul campo è così interessante! Te lo faccio vedere io l'interesse.
Però veramente vado a vedermi Harry Potter, cioè nel senso. In che senso? Nel senso, nel senso. Ma dai, a distruggere. Vabbè. Facciamo un agguato al boss. Vaffanculo. Ma che cazzo hai preso di talento? Ma dai, ma come si fa? No, lasciali vincere, dai. Ma mi gira il cazzo, cioè nel senso. Ancora qua. Sveglia, il nostro nucleo è sotto attacco. Affrettatevi verso i segnalatori, sono operativi. È di conso. Fenix, vieni a prima a farlo. Ma guarda. Ma cosa vuoi fare che... Claudio? Scegli un paletto. Con cane, porco. Ma io non... va bene. Allora, Ketas ha smesso di giocare, Lunara si è interrotta a metà. Dai su, cosa vogliamo fare? Le guardie non possono respingere, cioè. Gli zerg per sempre. Serve il vostro aiuto. Ma sì, ma sono degli idioti. Ma invece di andare a... Ma perché non se ne vadano a fanculo da un'altra parte? Cocane, io come tank sono morto due volte. 7, 7, 6. Ma andate a fandomo, veramente. Cioè noi due, guarda caso. Ho fatto 80k di assediatrice. Cioè assediatore, scusami. Ho scritto assediatrice, mica ho letto. Al femminile. Assediatore, no, tante volte. Ho fatto 82.138k di anni d'assedio, migliore sia dell'altra squadra che della nostra. Decidi te. Devo stare lì perché ha sfondato tutto. No, ma sì, non ce n'era. Erano troppo. No, erano delle schifezze degli avversari, ma veramente delle cagate totali. Non sto scherzando, solo che è logico che se in due non puoi giocare. È impossibile giocare in due. Esatto. Ma fanno, cioè, ne sì. Siamo con il giardino delle meraviglie. Giardino delle pecore, delle pecorone. No, forse più o meno. Delle porno meraviglie. Cazzo.
un macellaio livello 1029. Loro hanno un team più violento del nostro. Scusa una cosa, Roby, ma te la casa l'hai fatta robotica, dove ci sono i robot dentro? No. Minchia, stavo pensando, allora scusa, ma ci hai messo almeno i pannelli solari, no? No. Ci hai messo il... fotovoltaico, no? No, è fotovoltaico e poi sono i pannelli solari. No, sono due cose diverse. No, fotovoltaico sono i pannelli solari. Ma neanche per idea. Allora, il fotovoltaico sono i pannelli solari, invece il riscaldamento a foto, quello con le celle è un'altra cosa ancora. No, i pannelli solari sono il riscaldamento con le celle. Ma cosa stai dicendo? Lo faccio di mestiere, Roby. E dammela! Un culo. Io poi, che lag di merda. Bene, tu di lì. Chi è che attacca? Buona! Occhio che c'è! Vabbè, comunque, manco il coso allora è fatto, manco il riscaldamento a pompa di calore. Hai preso la vecchia calderina di merda del gas e basta. Esatto. Cioè, nel senso, scusami, vabbè. Rivaluti la casa praticamente del 200%. Non sto scherzando, adesso. No, no, ma il fatto è un altro, è che è una casa storica questa. È uguale. Non ti cambia niente. Ma sei in un appartamento, perché? Io ora sì. No, dove andrai? No, 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 è una casa proprio. È una casa familiare. Guarda che muore Sonia. Dio pono, che lag schifoso. Che lag schifoso. Ho già fatto quasi metà missione. Zero, tu le scemo. Sono mega tank e se sta prendendo lui le botte. Vabbè. Vieni a fare i campi di mercenari sopra, Roby. Sì. Vieni. Aspetta che arrivi. La notte calerà fra poco, eroi. Spero che siate pronti. Quanto ho fatto? 17, sono quasi a metà missione. Vieni. Andiamo sopra. Dobbiamo conquistare questo campo di mercenari. I mutanti sorgono! Uccideteli! Impossessatevi dei loro semi! Ma perché vogliono tutti i semi? La presa di valore. Una banca del seme.
come faccio a mangiare un omino? Con la 1. Eh sì, ma non me lo prende. Un omino. Prova. Schiacci uno e poi cosa? Poi selezioni, sai, con gli omini, ad esempio, quello che ti dà il cuore e via così. Schiaccio uno. Basta che non sei full vita. No, non sono full vita. Ok, schiaccia uno. Adesso non so se dovresti avercela nell'uno. Vedi, gli omini non riesco a mangiarmeli, i servitori. Noi i servitori, i cosi, quelli piccolini della linea. Ma i miei o quelli degli altri? Quelli degli altri. Ah, io pensavo, cercavo di mangiare i miei. Ah, per quello non li mangiavo. È logico che non ti puoi mangiare i tuoi, no? Sennò... Certo, no. Sì, alla fine è Fenix che mi ha ucciso. Arrivo ad aiutarti. La 7 hai preso fame di potere? Sì, 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 l'ho presa. Quanto ti manca per la quest? Sono 22. Devo ancora finire sui Terran nella fase di Starcraft. Non usarla qua, usa solo sugli eroi. Guarda da dietro. Quella bella, eh? Non è lei. Non è lei? No. L'ho vista. È andata giù. Andiamo giù. No, che cazzo fa? Cos'hai fatto? La ulti. Pensate, ho canato la ulti. Dai, 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 dai. La notte è giunta, eroe. Ricordate, uccidete i mutanti e recuperate dei segni. No, ho sbagliato. Ma che vaffanculo. Guarda, guarda, guarda quello che si fa ammazzare così. Che notte fantastica. Andate via, andate via, andate via. Che è finita quella parte, la ulti. Cioè, ci stiamo facendo ammazzare da un branco di mongoloidi, ve lo dico. Morto, morto. Finalmente avete abbastanza semi. Potete sentire il terrore. Ma Dio, Madonna, mi ha parlato. Madonna santa. Non prenderla sul personale. Mi si è tolta l'immagine. Il terrore attende. Forza, reclamate il potere. Il vostro nemico ha generato un terrore! Eccellente! Avanzate!
Sradicate i forti del nemico! È finita per adesso, ma non rilassatevi troppo. Gli infestati. Madonna, dai, dei mongoloidi, Dio Madonna, stiamo... Tre livelli si sono mangiati. Guarda là sopra, Nova. Il terrore dei vostri nemici. Ma come ci fa a morire con cor? Qualcuno è tornato dalla mamma. Ehi, guarda chi c'è. Tu stai qua. Madonna sa. Lei, prendiamo i semi che ci sono. Ciò che va fatto. Culo. Il terrore del nemico non è che una buccia.
Ah no, è la nostra. Questi sei vi bastano. Ora fate crescere il terrore. No. No, perché là? Vedo che siete sopravvissuti a un'altra notte. Complimenti. Riesci a prendere qualcuno il terrore? Ovviamente sono tre in giro. No. Il terrore attende, eroi. Venite a reclamare il suo potere. Ci siamo. Dammi una mano, al centro. Il terrore ha preso vita. Usatelo per schiacciare i cadaveri dei nemici. Vai diretto, guarda. Cosa degli altri? Guarda quell'altro che muore. Un altro terrore c'è su. Occhio, gente, ci hanno fatto fuori il forte. E sono 20 per la minchia. Perché hai preso quello a fare lì, Robby? Quale? Il talento. Quale talento? Pato oscuro. Aumenta la salute massima del guadagno del 25%, ma aumenta il 15% della risoluzione. Diamoci da fare. E quale devo prendere? Pietra della salute. La notte scende ancora una volta. Io ho sempre preso questo. No, non c'era niente. Oh, non ho bisogno. Siccome Ricky, ora Sonia che va a morire. Cazzo, ci posso fare? Ma io non c'è, non posso mica... I mutanti tornano a levarsi. Liberate i miei semi, eroi! Non è arrivato niente! Cottura, punzino! Rocchetta, scegli un talento! Nessuno può scampare alla mia idea! Tripletta! Gli ha dato lui l'uccisione. Deve push giù. Sarà
reclamate nel potere. Ehi, guarda chi c'è. Sentiva. Oh, Albeggia. L'ha preso. Non so. Dite addio a quel forte. Perché attendete? Il terrore non dura per sempre. Perché è con Sonia da solo? Ah, non sei tu. Cioè, gli è arrivato metà cosa al macellaio. E sono un tank. Aiuto. Cioè, se non lo uccidete così, non so che cazzo dovete... Dai, oh, finalmente è morto. Ma ce l'hai vivi in culo. Dai, che soffri danni così. Oh, il macellaio, mongolo! Cioè, è proprio un coglione. Oh, come si fa? Come si fa? A fare all'amor. Vaffanculo, finalmente mi sono vendicato di quella troia. Levati, arriva adesso lui. E vedo Nova dietro di me. Arriva in tuo soccorso. No! Vieni, no, vieni dietro. Vate al nucleo e non fermarti. No, no, non mi fermo finché. Beh, davanti c'hanno l'autostrada ora. Aperta. Cosa ha preso? Barassonia solo contro il macellaio. Cioè, sono veramente inconsapevoli. Ma non sono giocatori questi qua, sono dei mongoli. Lascia perdere. Vieni giù. Il problema è muoversi in gruppo. Casini cori. Sì, con un macellaio pompato non puoi fare altrimenti. Ma il macellaio è una cagata. Sì, li ho sono lì giù al campo, al 200%. Pericoloso. I mutanti sono. Dai, finisci, non di fretta. Uccideteli e raccoglietene i semi. Ok. Macellaio, macellaio. Guarda, guarda come va giù. Secondo te questo qua è un macellaio? Questo è un coglione. Non state nel raggio. Avete semi a sufficienza! Il terrore cresce! E adesso non è morta di nuovo. Io ci posso fare, Robby! Vedo che siete sopravvissuti. Prende il terrore. Posso prendere anch'io. Facciamo i campi su. Robby, facciamo subito i campi sopra. Prima di prendere il terrore. Quanto ci abbiamo del terrore? Venite a reclamare il suo potere. È sceso. L'hanno preso. No, no, è sceso il terrore loro. Il vostro terrore inizia ad avvezzire. Fossi un ruin. Allora, ti conviene andare a mid, che è tutto aperto. Lo so, ma il problema maggiore non è. Datemi una mano adesso.
perché lui devono, loro devono difendere. Vieni su a dammi una mano, ti proteggo io, poi scappi quando ti dico io. Sì, vabbè, vaffanculo. Oh, ce l'ha con Mestre. Maledetta puttana di Nova, maledetta porca. Occhio. Torna indietro, torna indietro, torna indietro. Dai. Ben fatto. Il terrore dei vostri nemici è avvizzito. Ah, perché se c'hai le due torri davanti è una rotta di bala. No! No! Praticamente hanno vinto, lo sai questo, vero? No. Eh sì. Sono morti a cazzo, veramente. Eh? Sono morti a cazzo. Lo so che sono morti a cazzo, vorrei sapere. Almeno io facevo una cosa utile, loro invece. Vabbè, dai. Ma datevi all'ipica invece di rompere i coglioni. Guarda, no, va. Vai su da Phoenix, vai su da Phoenix, che è quello che fa maggior danni del sedio. Fa un botto di danni del sedio, Phoenix. Ecco, guarda. Sto stronzo di merda. Paranotte fra 30 secondi. Siete pronti a divertirvi? E cosa hai resettato? Ce la farà Sonia? Massacrateli tutti! Riportatemi semi! Ora faccio l'ultima. Bella, bella quest'ultima. Ah, un'altra cosa che devi imparare, Roby. A meno che non ci sia una struttura da tirare giù velocemente, la E non la usi. La usi solamente. Vaffanculo. La usi solamente sugli eroi. Capito? Che cosa, la ultima? La E. Ma va a cagare. Come la vuoi? Bene, bene, continui a rompere il cazzo. E allora sono tutti vivi però, E noi resettiamo. Vieni indietro, fagli finire la spell. Avete distrutto il terrore del nemico. Macellaio, macellaio, macellaio. Vieni avanti, vieni avanti! Il
Ok. Guarda come va giù il caro amico, visto? Macellaio, questo non è un macellaio, è un mongolo. Occhio. Io ritorno indietro perché sono senza vita. Vai. Dovremmo pigliare questo campo di mercenari. È inutile. O facciamo i campi o non li vediamo, se no ce la mettono sotto ai campi di sotto. Vengo. Farla, ti serve per gli eroi. Ah, sì. Capito? Ti serve solamente per gli eroi. E vai e ci rimuore! Quello è proprio coglione. Vabbè. E quello secondo te era un macellaio? Meno male. No, è morto a cazzo, veramente. E quello di prima? È meglio prendere questo campo di mercenari. Ma scusa, se c'ha poca vita, mi spieghi perché sta lì a farsi del male da solo? Dine un po' col coglione di Zera tu. Porca merda. Assolutamente fantastico. Ora siamo 5 contro 3, occhio. Bravo, bravo, l'ha presa tutta! Bella questa. Te l'ho detto, se non prendivi anche quella l'altra affare, vieni, ti do la possibilità. Quando io stunno, che mi vedi partire, quando io stunno, fallo venire avanti, queste coglioni. Sono io il tank, se comando io, non è che comanda lui. Ok, sì, va bene. Vengo dentro. Sì, perché prendi anche resistenza se sei dentro. Ok, andiamo. Buon, ora possiamo chiudere. Se il macellaio non fa il miracolo. Macellaio è un coglione. Devo andarmene io però. Via, levamela, e erano dei forti questi qui, dovevamo perdere la partita per dei mongoloidi, ma dai, non dimmi che erano forti, Beh, no, non erano forti,
Perché un macellaio così non l'ho mai visto, nemmeno io quando ero giocavo all'inizio. Quindi... 35, Eto, cosa ha detto? Eto. Boto, Eto, R, boh. Cazzo ne so. Ma che... Dovessero in... Cocani, ho assorbito di tutto. C'ha avuto aiuto? Zero. No, aiuto no, nel senso zero, nel senso per gli altri, quelli degli altri team, che faceva schifo ai cani. Dio buon, quasi 300.000 di esperienza c'è dato sta partita. Che sono anche aumentato, io ero a 14. Quindi ho sbagliato il talento al... 13. Al 13. Sì, ce ne sono due che possono essere buoni, che è schifo, forziere merdoso. Partita merdosa. Però non è fatto oscuro senza doverlo... No, è una schifezza, lascia stare. Lo dico. Allora... dov'è Guldapino? Guldapino? Dove cazzo è? Uffa... Non riesco più a trovare con gli eroi che ho, non riesco più a trovare dove... Guldan, dovrebbe essere alto. Eccolo qua, 23. Infatti mi ricordavo che era alto. 13. Allora, cioè, puoi avere o mietitura vitale, che è sulla W, o pietra della salute, sì, che è attivo. Ok? Il motivo è molto semplice. È quello che mi rompe, che è attivo. No. Non ti rompe che è attivo, ti abitui. Fai due o tre partite, ti abitui, nessun problema. Allora, il motivo è molto semplice. Se sei veramente nella merda e ti manca poco per, ad esempio, raggiungere un forte o per fare qualsiasi altra cosa, pietra della salute la puoi usare. Hai 60 secondi di recupero, però la puoi usare. Se ti trovi... alcune volte mi ha salvato la vita, devo dire la verità. Se no, vai come mietitura vitale. Risucchi di vita, regeneri 50% di salute aggiuntiva se usato sugli eroi. Quindi attenzione, perché se è usato sui minion non serve un cazzo. Però sono i due talenti più utili. Capito? Sì, sì. Mietitura vitale, ok. Per assoluto. Con l'uno e due in pratica mi vengono. Consuma anima. Lì quello del tratto, quello del 16, non lo so quanto fa male quello del 16. Se hai notato, aspetta che mi soffio il naso, dolore rovinoso. Sì, però vedi, corruzione infligge danni aggiuntivi, infligge 78 danni aggiuntivi all'impatto. Se un nemico viene colpito da tutti e tre i colpi, il terzo infligge 233 danni aggiuntivi. Cioè lo one shot in pratica. Sì, quello che è successo a Lunara prima. Però, attenzione, oscurità interiore, se abiliti prima di fare quello, quindi è una concatenazione, se abiliti oscurità interiore e poi fai praticamente la E, corruzione, te hai 10, quanto ti dava quell'altra fare? 15, se non ricordo male. Aumenta del 15% la potenza magica, ma riduce di medio, vabbè, 15% la potenza magica, più 25% ci avresti il 40% per una singola abilità. È tanta roba, eh? Sì, sì, è distruttivo. Più se consideri che se dovessi avere Ana in gioco, che ti dà biostimolatore, ti porteresti al 75%, e con Auriel ti porteresti al 50% pulito. Cioè praticamente non è che dico un one shot, ma devasti, è da vedere, devo provarlo. Però è una concatenazione, quindi la menata è che ti devi ricordare, usa quello, poi usa quell'altro. Sì, 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 sì. Però è da vedere, è da veramente vedere, perché in quel caso veramente fai un male della Madonna. Perché non è detto che il terzo te lo prende, capito? Perché vediamo un tino quanto è che fa male. 204 danni in 6 secondi, c'è da vedere la momentino. 204 danni in 6 secondi. Libera 3 fiamme di energia d'ombra, infliggendo 204 danni in 6 secondi. Può accumulare, sì, 3 volte su un nemico. Quindi cosa vuol dire? Che ogni singola fiamma fa quello lì? No. Bisogna vedere, quando sei al 16, prima di fare il talento,
beccare un eroe, perché dovrebbe essere, si può accumulare 200, aspetta, corruzione libera tre fiamme di energia d'ombra infliggendo 204 danni in 6 secondi, può accumularsi 3 volte sul nemico, quindi ogni baletta fa 204 danni, giusto? Ogni baletta, sì. Ogni baletta fa in totale 600 danni, praticamente, se le becchi tutte e tre. Questo qua ti dà 78 danni aggiuntivi, più il terzo colpo ti dà altri 232 danni, quindi 78 più 78 oltre a quelli che fai, più 233 se ti becchi tutte e tre, praticamente. Quindi bisogna vedere al 16 quanto fai di danno per una singola baletta, detto in parole povere. Sapendo quanto fai e cosa, si può vedere se veramente ti conviene 25 di potenza magica in più. In questo caso qua è una bordata della Madonna. Devo provarlo. Allora, che ore sono? Le 10. Io vado a fumare. Poi non so che cazzo dirò. Ah, a proposito, 14 sono con l'amico Fritz Froch. No, sono con Blizzard, sono diventato 14. Oggi ho preso. Hai visto su collezione? Facciamo un attimo a vedere. Ci sono le nuove collezioni. Su collezione e poi eroi. Eroi. Roba eroi, cavalcature. Cazzo. Oggi ho speso una marea di frammenti che ne avevo 1700. Genji dorato. C'è una marea di roba di interessante. Aspetta un momentino che vedo che eroi prendere. Vabbè, dai, prendo Trace. Guarda com'è carino. Niente paura. Ah, la puoi fare anche quando. La puoi fare. Puoi fare collezione anche quando sei a cercare il gruppo. Comunque, hai visto che bella. Ce n'è una marea di roba interessante? Sì, 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 sì. Volevo vedere il cavalcatore. A parte l'ultima che è il camminatore, vabbè, quello non me ne frega niente. Tra l'altro non c'ho neanche più frammenti perché li ho consumati tutti. Sì, ho preso un po' di roba che mi serviva. Cavalcatura. Destrieri. Ah, Zerling, per la tua. C'è sempre Steam e Bricol. Le belve c'è quello nuovo. Oh, c'è Zerling di Char, cavalcatura epica. Questa qua appena c'ho qualche frammento. Guarda che bello l'ariete. Quale? Cyber ariete. Meccaniche? Sì, Cyber 2400. Umoiano. Cyber ariete Umoiano. Vedere un po', è bellissimo. Bello veramente. Yeah! Vabbè, basta. Le motorette non prenderle. I cose dell'Orda e del coso sì, sono bellissime. Anche quello dell'Alleanza è bellissimo. Ne sto vedendo ora, gli Zerg. Non costano neanche tanto. Beh, il Cyber un coso sì, costa un botto. Ora provo la build che mi hai detto. Mi ricordo benissimo che devo scegliere. Poi devo provarla io la build per cosa. Vabbè, però prendo lei, lui. Lei. E poi che male c'è? Io sorrido perché sta pensando esattamente come la pensa che arriva ora. Se abbiamo una fondamentale. Non è una religione riconosciuta allo Stato, e non lo è non perché lo Stato non voglia riconoscere gli standard, ma quando Gesù cambò era l'anno 2000, sì, e si era ad un passo da riconoscimento, si scoprì che i musulmani erano lì al loro interno, sia nella composizione della delegazione che avrebbe dovuto fare difesa con lo Stato, ma soprattutto sui contenuti della piattaforma da proporre. Vabbè, allo ma raccontami ste moschee, però. No, è molto fondamentale questo. Il riconoscimento delle regole in Italia viene temperato all'articolo 8 della nostra Costituzione, che dice due cose. Okay. Riconosce la Costituzione, però, se mi permetti, posso finire? Dalla Costituzione. Tu hai parlato, carina, sì. Fammi finire di parlare. E l'articolo 8? L'articolo della Costituzione dice che le religioni beneficiano di pari libertà di fronte alla legge a due condizioni. La prima è che abbiano stipulato un vincolo, Elisabetta non ha stipulato un vincolo. La seconda è che l'ordinamento giuridico
portate le chiappe al combattimento. Eccoci qua. Sei pronto alla battaglia che ci aspetta? Comunque Roby, a parte tutto, adesso io non so che cosa, ma se vuoi, se ti fidi, bomba impulsi, se ti fidi, dimmi cos'è che devi fare per la casa, perché ti do anche dei consigli, visto che sono in quel ramo, capito? A parte tutto. Sei in quel ramo in che senso? Io faccio il carpentiere, ma faccio anche il ceramentista, faccio tutte e due. E logicamente le ristrutturazioni con la roba lì noi le facciamo. Lasciando stare noi non c'entra un cazzo, però ti posso dare dei consigli. No, ti ringrazio. Il fatto è che anche mio zio è nel ramo, e quindi... Perché secondo me se veramente dovessi pagare 200.000 euro vai a pagare troppi soldi. Ora vediamo, il preventivo me lo deve ancora fare. Porco Giuda, per un pelo. Ma perché mi... All'inizio mi... Ne ho abbastanza delle tue sciocchezze. Che laghe schifose. Prendi questo. Sembra che ti serva una pausa. Mi salvo stringe. E 14 li ho presi. Abbiamo bisogno di una mano o due. Vabbè no, non è arrivato anche in atleto. Ma non morire a cazzo. Ma vaffanculo! Perché è andata cacciando a Lego quell'altra?
Scegliti un talento. Sembra che ti serva una pausa. Sono qua, sono dove c'è il coso. Eliminate questo bersaglio. Il vostro nome ne conviene. Restano solo macerie. Si torna a combattere. Ma è stupido. Chi è? Tychus. Molto brutalmente. Perché Asmodan? Forte distrutto. Roger. Sembra che ti serva una pausa. Scegli un talento. C'è il campetto sopra. Io apro il loro campo, provo a segnarlo, pingarlo. Ci arrivano da sopra, ovvio. Mi dico ucciso. Devo uccidere i due. Fuocussa solamente sergente Panner. Che è dietro. Mi se non è bella quella. Porca puttana! Si è preso tutti e tre i. Dai! Buona, buona. Si torna a combattere. Questi sono scemi, lo dico io. Andiamo a Thrall. Allora, dove eravamo rimasti? Che ho usato qua lì? Nemico ucciso. E sono due a terra. Scegli. Bella. Io vado giù. Allora, Uccidetelo. Nemico ucciso. Gli spiriti guidano la tua mano. Sì.
Grazie, grandissimo. Era un coglione. Era un coglione. 100 di vita e 5 di mana avevo. Sembra che ti serva una pausa. Ho usato la tua che mi ha rigenerato la cosa. Infatti pensavo di avermi ucciso, mi sono rigenerato all'ultimo secondo. Mi sono ricordato che avevo la cosa. La pietra. La pietra, sì. È utile, te l'ho detto. Sì, ero morto, Bersaglio agganciato. Ci siamo uccisi a vicenda. Una vittoria per tanti coloro che si oppongono all'oscurità. Mamma mia, se li ho presi tutti in faccia i ragni. Tiriamo anche giù anche l'ultimo forte, va. Per essere sicuri di vincere. Va? La sua vita deve finire. Ne ho abbastanza delle tue sciocchezze. Adesso mi viene. Bello che segue me il nucleo di strafottare. Che stupidi. Aiuto, che bello. Io me lo porto in giro per la mappa. Che bello. Boh, basta. Mi riposo. Bombastic. Bombastic. Aiuto. Boh, ci sentiamo, Claudio. Anch'io stacco. Va bene. Ma cosa c'è? Tua moglie che si... Come si chiama? C'è il turno di notte? No, tranquilla. Ah, pensavo che ci avesse il turno. No, no. Va bene. Per oggi è andata anche abbastanza bene.
devo fare una partita sola per fare la Lega Eroi. Per finire la Lega? No, per fare la Lega. Cioè faccio una partita sola al giorno per fare la Lega, così so che la vinco. Basta. Poi le altre partite non le faccio più. Giusto. No, perché sennò guarda, ne vinco una e perdo le altre. Non mi gira il cazzo, no? Ne vinco una e basta, finito. No, è che ti devi rimanere concentrato se vuoi giocare bene. Demati.